Ed eccoci di nuovo qui. Siamo tornati con Game Yeah. Con Gay Yeah. Gay. No, no, I did game. Bentornati, siamo sempre Gian e Gabbo. E qui abbiamo Sam che può essere o preoccupata o eroica. Dovrebbe fare. Dovrebbe essere preoccupata o eroica, secondo te? Mm. Mi affido a te per questa. No, solo. No, no, io so tutto. Vaffanculo. I know all. Quindi ti devi fidare del tuo istinto. Ah, ma come lo sfotti ancora? Mentre controllo. Brava. Bravo, sei contento? Adesso non è nei Josh. Amen. C'è un tupino. Porca troia, porca troia. Corri, 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 Gabbo. Corri, 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 Gabbo. Sono solo. Gabbo, devi fare. Vedi con l'analogico destro. To keep out strangers. Hey. What? Hey. What the hell? Boom. You just got mucked. Crestino, cretino. Simone il coglione. Sei proprio Simone il coglione. Do that. There's all this cool old movie crap down here. Ma perché? Ma sei stupido? Sì. Vabbè, sì. È un imbecille. Ma è ancora il secondo capitolo questo? No, è il terzo. No, siamo ancora al secondo. Che ancora non abbiamo visto il secondo negli episodi precedenti di Until Dawn. Ma eravate vaffanculo. No, lui dice no, non lo sapevo, però è stato fighissimo. Anche Josh non è esattamente una spada, eh. Pigliare nel culo tu e tutta la tua progenie. No. Tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Tu, la tua villa di merda. Sei bandita da questa biblioteca. Tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Per 3 mesi. Mi mancano i vecchi Simpson. Beh. Ah, ha trovato la tavola Ouija. La tavola Luigia? Sì. Per me è la tavola Luigia. Ok. Dai. Let's go see some naked Sam. Ciao. Ah, è un cospiratore? Me ne vado. È tornato a guardare. Sono le 8:30? Il suo studio è cambiato. È un po' più creepy, signor Collina. I would like to understand your feeling toward people who fear failure and worry about what others think of them. Ah, ok, è tipo tu temi il giudizio degli altri? No, il fallimento sì, il giudizio degli altri fino a un certo punto. Però boh. Condividi questa paura? Sì, in generale sì. Vai, allora sul cobra, vai. Davvero? No, perché? Non si direbbe dal modo in cui stai giocando la tua partita. Sto cercando di andare contro le mie paure qua. O magari agire secondo magari lo stile più vicino a quello dei vari personaggi. Cioè, ci sono molti modi di giocarlo. Oh, oh, spazio personale, Collina. Let us investigate your feelings toward other people in greater. Ci stai provando con noi? Ci stai a provare? Cosa rispetti di te e degli altri? Più importante in una persona, lealtà o onestà? È una bella domanda, in effetti. Secondo te è più importante avere qualcuno di leale o di sincero? Leale. Mentireste per essere fedele a un amico? Lealtà verso la carità. Lealtà verso la carità. Ah, contro la carità. È più importante essere leali o caritatevoli? Cioè, nel senso caritatevoli, nel senso magari di gentile, non infierire. No, leale. Minchia. Più cura dei tuoi amici che di coloro che ne hanno bisogno.
Sì, credo. Che faccia fa il signor Collina? Sembra che c'ha uno sembra che c'ha tipo un bruscolino nel sedere. Quindi tipo non sono così sicuro di essere da un dottore. Mi sembra più che altro di essere tipo prigioniero. Negli episodi ogni volta che vedo Emily mi viene una profonda voglia, un profondo desiderio intrinseco nel mio animo di sfondarle la faccia con un pugno. Va bene. No? Ma non lei in quanto donna, lei in quanto stronza. È un po' diverso. Proprio che stronza è un personaggio abbastanza stupido, cioè sempre lì che... No, c'è una bella differenza tra l'essere stupido e l'essere stronzo. Cioè, il fatto è che ci sono personaggi che magari sono stupidi, sì, però ne apprezzi altre qualità. Per dire, Hodor del Trono di Spade è stupido per vari motivi. Ma quella sa proprio di ragazzina viziata. Cioè, Hodor è un gigante, ha dei problemi mentali lui. Ok, ma lei non mi sembra stupida. Cioè, c'è differenza tra l'essere stupida a livello proprio di intelligenza. Lei è solo stronza. Spiriti. Spiriti? Gli spiriti, 8 ore all'alba. Per il comunicare con il mondo degli spiriti, aiutare ogni visione, abbandonare interamente alla volontà altrui, sublimando ogni desiderio al maestro dello spirito, che sarebbe... Cretino. Ah, lo vuole fare sul serio? Madonna, che fastidio. Ok, vediamo che succede. Vabbè. Ah, ora usi Ashley. Cosa fai? Fai frivola o seria? Ok, is anyone there? Hello? Pick up the phone. Rami non è molto... Rami non è molto... Cioè, Rami ci crede davvero. Vedi? Ok, ok. Is anyone there? Wherever there is. Hey. Oh. Wait a minute. Did you do that? I didn't do anything. It's moving again. H? What's it spelling? Hold on. How's this happening? Are you moving it? I swear, it's just moving. Help. Shit. Help? Aiuto, Gabbo. Significa aiuto, Ashley. Cioè help, sì. H-E-L-P è la parola per aiuto in inglese. Chi ha bisogno di aiuto? Come possiamo aiutare? Cosa preferisci chiedere alla tavolina? Come possiamo aiutare? Cosa dice? Warning. Oh my god. Guarda, io non mi fido di questi due. Né di Josh, perché né di Cristino il cretino. Sono troppo culo e camicia. Chiarisci o indaghi? Chi sei? We can't help you if we don't know who you are. E chi sarà secondo Can te, Gabbo? Can you tell us who you are? Oh. Sorella. Sister? Who's sister? Oh, come on. Oh, ma dai. Josh, it's gotta be. Yeah, ok, well, bene. Chi sarà? Beth o Elena? Hannah, giusto? Hannah o Beth, secondo te? Abbiamo visto più di Hannah. Che di Beth, dici? Sì, le siamo entrati in camera. E anche Hannah ha più motivi per essere incazzata. Sì. Are we speaking to Hannah? Boom! Azzeccato! Josh, are you No, 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 no. Lui, Rami, vuole andare avanti. We have to go deeper, Gabbo. We have to go deeper. Potremmo scoprire cosa è successo quella notte. E beh, cosa vuoi che sia successo? Sono cadute. Oh, povero Rami. Let me think. Ok. Come si accende l'acqua calda? Cosa fai? Indaghi o ti scusi? Hannah? Anna? We miss you.
want to know what happened to you. Can you... Io mi sono scusato se non sbaglio. What happened? B? B? E? B? Beth? Ah no, Betray. I don't like this. Betrayed. What does she mean? It's still going. Oh God. Betrayed. Key. L. Kill. L. Kill them. It was just a... Calm down, okay? Just, we need to find out more. I'm sorry, I am so sorry. Ashley sta avendo un breakdown. What happened? Indaga, chiarisci. Chi ti ha ucciso? Come sei morta? Chiariamo, indaghiamo. Dove ti porta il cuore, Gabbo? Sai cosa ti dico? Glielo chiediamo nella prossima puntata. Glielo chiediamo nella prossima puntata? Sì. Glielo chiediamo nella prossima puntata. Magari ci dà anche, non lo so, delle informazioni importanti. Che schedine giocare. Su che numeri puntare allo Super Enalotto. Ma hanno vinto... Chiediamole! È già uscito il 58. 42. Tombola. Alla prossima puntata di Until Dawn con Game Year. You'll never see it come back.